Ragazzi, questa è una linea standard rotta. Mi piange il cuore quando vedo queste cose. Pazienti che strappano il cibo. Con i denti artificiali bisogna utilizzare coltello e forchetta, ma soprattutto la cosa più interessante è qua nella parte interiore. Questo paziente che fuma con i denti artificiali e gli si attacca tutto il catrame sulla protesi. Fate attenzione perché sia i denti naturali che i denti artificiali gli si attacca il catrame. Con le protesi bisogna riabilitarsi, con le protesi a un nuovo modo di masticare. Il cibo si taglia col coltello e si mastica con i molari. Non bisogna addentare la bistecca perché sono simulazioni queste di denti artificiali. Ok, quindi il fatto che hai perduto tutti i denti non significa che perdi anche i denti artificiali. Mi si piange il cuore perché sono persone queste che hanno perduto già tutti i denti, si sono sottoposte a chirurgie importanti per arrivare di nuovo a rimettere i denti che servono ovviamente a masticare, ma questo è un utilizzo improprio delle simulazioni dei denti. Ok, queste fratture in questo modo a becco di flauto sono classiche rotture da trazione di cibo. In genere per masticazione si rompono i denti qua a posteriori, ma queste malpractice di utilizzo della protesi, cioè vengono utilizzate male le protesi. Guarda qua. Se un paziente può avere questo mantenimento di questo manufatto protesico. Vi ricordo di passare ogni 6 mesi al Policlinico di Bergamo a fare la ripulitura di tutte le protesi, ok? Non vengono svitate, vengono pulite senza essere svitate, si svitano solo in casi estremi in cui è necessario veramente svitare. Cercate di non rompere i denti, di evitare queste rotture, andando a strappare il cibo. Questo è un video che spero aiuti tante tante persone a fare un uso corretto di queste protesi. Se no, mani in tasca al portafoglio e ve le riparate voi queste protesi. Paziente avvertito, mezzo salvito.